Siamo con una leggenda del calcio dilettantistico, con mister Pino Cavallaro. Allora mister, partiamo dalla tua squadra, un'ottima squadra, nel primo tempo avete messo sotto la Carling Boys, poi nel secondo tempo forse anche l'esperienza dei Matuziani è uscita fuori e con una palla sporca su calcio piazzato se la sono portata a casa, però penso che puoi essere soddisfatto. Sì, dei ragazzi sono soddisfatto, della partita anche, hai fatto un'analisi precisa. Noi pecchiamo di qualche ingenuità, perché da come è nato il gol è partito da una punizione che non doveva esserci. Poi questi sono bravi, sono giocatori che li conosco da quando io ero qua, loro giocavano, tanto di cappello a loro, però noi dobbiamo ancora cercare di sbavare delle ingenuità. È una squadra tanto giovane che abbiamo fatto proprio in funzione della prima squadra ed è anche giusto che succedano queste cose, però lavorando, facendo sempre più una maturazione, il gruppo secondo me è un bel gruppo e ha la possibilità di divertirsi. Mister, non so se sei d'accordo con me, io avevo anche lanciato una proposta, cioè di levare magari anche la juniores e provare magari a fare più squadre B, perché alla fine poi i ragazzi giovani magari in un campionato come una seconda categoria e possono già prendere confidenza con quello che può essere anche il calcio dei grandi. È un'analisi anche questa giusta, perché nella juniors, in quei campionati giovanili, giochi quattro vigente d'esperienza, ti aiuta anche a crescere. Esatto. Ti insegna anche tante cose che nei campionati giovanili, con tutto il rispetto, rimani sul binario. Con una squadra come questa, con altre che andrai a incontrare, lì devi tirar fuori la grinta, la voglia, le cose, cioè è un altro modo di giocare, io la vedo perfettamente come la vedi te. Anche perché c'è una carenza di squadre che per la terza categoria, soprattutto anche qua nell'estremo ponente, e poi anche per la seconda categoria potrebbe essere un'ipotesi per rilanciare anche il calcio delle categorie inferiori. Questo è di nuovo un ragionamento logico, perché se pensi che non riescono a fare tante squadre, se tu ricordi anni addietro, perché io ne vengo anche dai dilettanti, sì che ho fatto Imperium, ho fatto la Veloce, ho fatto tante squadre, giocavamo con 16 squadre, 18 squadre, si è in prima, in seconda, l'ho fatte tutte le categorie, quindi ti ripeto, questo che hai detto te è un'analisi giustissima, perché tanto arrivare alla juniores, poi anche uno che deve prenderli per la prima squadra dalla juniores, perché è una prima squadra di promozione, c'ha dei fuori quota, li prende già più smaliziati, più formati. Esatto. Sul punto di vista agonistico, poi tecnicamente io ho anche la fortuna con una squadra che tecnicamente sono bravi, e quindi secondo me è giusto, la juniores ci va, però questi campionati dovrebbero riuscire a dare più attenzione. Grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. È sempre un piacere. Grazie mister.